Ciao a tutti Internet Friends e bentornati sul nostro canale Italy Goes To. Bentornati sulla mia parte del canale perché è da un pochino che non ci vediamo vis-à-vis. L'ultimo video che ho postato era un video per il quinto compleanno di Bianca e quindi io non ero protagonista. Ormai è arrivato aprile e penso sia il momento, in questo video, di fare un po' il recap di quanto avvenuto nei primi 3 mesi del 2019, in relazione ovviamente a quello che avevamo detto rispetto agli obiettivi per il 2019 e i miei in particolare. Quindi questo sarà un video chiacchiericcio e concentrato principalmente su due obiettivi del 2019, il lavoro e i libri, perché vi parlerò un pochino di entrambi. Quindi se siete interessati, continuate a vedere il video. Per prima cosa vi ho un pochino spoilerato il fatto che appunto ci concentreremo su due dei cinque obiettivi che mi ero prefissata per il 2019. Questo vuol dire che gli altri non è che siano propriamente on track. Se vi ricordate bene, e vi lascio il video qui da qualche parte o giù in info box, il 2019 si era aperto con me e Carlotta, sedute, penso, sul divano della sua cameretta a Pavia a parlare dei nostri obiettivi, ovviamente raggiungibili per il 2019. Ormai sono passati 3 mesi, quindi siamo nel primo trimestre del 2019, già passato. Quindi è ora di tirare le somme. Tra i cinque obiettivi che avevo definito, senza ombra di dubbio, i due relativi alla salute sono quelli che ho seguito di meno, purtroppo. In primo luogo, dunque, non sono riuscita mai, mai a far palestra o attività sportive. Questo è un male, perché ovviamente, oltre al fatto di perdere gli ultimi chili della gravidanza di Martina, è importante fare attività sportiva e attività fisica ogni giorno per la propria salute, indipendentemente da obiettivi di perdita di peso. E anche per quanto riguarda il mangiare un pochino in maniera più sana, anche in questo caso non sono riuscita a rimanere on track, e soprattutto adesso si avvicina la Pasqua, so già che sgarrerò per quanto riguarda lo zucchero. Mi riprometto, se non dovessi riuscire, cosa molto probabile appunto, a mantenere un certo livello accettabile e sufficiente di attività sportiva, almeno con l'arrivo appunto di maggio, di entrare in un regime dietetico un pochino più ferreo, non tanto per appunto sfoggiare un bel fisico durante la prova, costume che comunque quest'anno molto probabilmente non ci sarà, poi vedremo perché, ma proprio perché comunque è importante cercare di mantenersi in forma. E dunque, se proprio non dovessi riuscire a mantenermi attiva fisicamente, voglio iniziare a mangiare meglio e a evitare tutti gli zuccheri che ultimamente, mangiando spesso fuori casa, consumo, proprio perché la dieta americana, o comunque i posti dove si mangia durante la pausa pranzo in America, non sono tutti, almeno quelli disponibili per quanto mi riguarda, attenti alla dieta, e molto spesso vengono usati zuccheri. Avevo poi listato altri due obiettivi, uno relativo ai libri da leggere e uno relativo a un hobby che mi ero prefissata di perseguire per il 2019. Questo hobby è l'hand lettering, o il lettering, e quindi vi voglio far vedere, per quanto riguarda questi due obiettivi, a che punto sto dopo appunto il primo trimestre del 2019 ormai trascorso. Per quanto riguarda i libri, sono al sesto libro, sto leggendo il sesto libro, e dunque potrei dire di essere un pelino in ritardo rispetto alla tabella di marcia, ma non così messa male. E voglio dunque farvi vedere i libri che ho letto nel primo trimestre del 2019. Il primo libro che ho letto è questo di Piff.
che si intitola Che Dio perdona a tutti e vi giuro mi ha fatto morire dal ridere. Conoscete Pierfrancesco Di Liberto, che è il regista di La mafia uccide solo d'estate, quando leggerete questo libro sarà molto molto poco probabile che non impersonifichiate il protagonista, proprio lui, in pif. Io lo vedevo proprio quando ti immagini i personaggi del libro, io vedevo lui protagonista e vi giuro che questo libro si legge in una settimana, 10 giorni massimo, divertentissimo, anche alle volte con delle riflessioni molto profonde, e l'ho adorato, quindi lo straconsiglio. Il secondo libro che ho letto è La natura della grazia. Questo libro di William Kent Kruger è un libro che si sposa molto con i libri che piacciono a me della letteratura americana, è ambientato in Minnesota negli anni 60, quindi un'epopea familiare di disgrazie, omicidi, suicidi, insomma è uno dei libri che una volta letta, diciamo, letto il riassunto, il quarto di copertina, ho detto questo mi piacerà sicuramente, e infatti l'ho adorato. Anche questo è un libro un pochino più pesante, quindi ci avrò messo 2 o 3 settimane, soprattutto anche per gli impegni che avevo poi verso la seconda metà di gennaio, ma mi è piaciuto moltissimo, quindi è consigliato. Poi mi sono fatta spedire dalla mamma di Carlotta, pensate, che è andata a Cleveland dalla sorella di Carlotta che vive negli Stati Uniti, mi sono fatta comprare questo libro in Italia e poi me lo sono fatta spedire da Cleveland a Seattle, quindi se Maria Grazia stai guardando questo video, grazie mille ancora, mi ha spedito il secondo libro della saga dell'Attraversa Specchi, Gli scomparsi di Chiar di Luna. Bellissimo, è una saga di 3 libri, il terzo è già uscito in lingua originale che è il francese, ma dovremo aspettare penso l'anno prossimo per leggerlo in italiano. Consigliatissimo se siete amanti di Harry Potter e di tutti i fantasy, una saga per chi ha amato appunto Twilight, Hunger Games, Harry Potter e così via. Ho letto poi, sempre perché a me piace molto spaziare tra libri un pochino più pesanti, fantasy e libri divertenti, questo libro che non so se esiste in Italia, penso di sì, tradotto in, in italiano, e questo si intitola Eleanor Oliphant is Completely Fine, ed è un libro che ho adorato. Diciamo anche in questo caso si riflette un pochino su temi un po' più profondi rispetto a quanto può sembrare all'inizio nel libro. Mi ha fatto piangere, mi ha fatto commuovere in alcuni momenti, un po' banale sul finale perché me l'ero immaginata, ma lo consiglio. Anche questo, vedete, è brevissimo in italiano, quindi sarà ancora più veloce da leggere, ci ho messo circa 2 settimane in inglese. Consigliato per quest'estate se avete voglia di un libro super leggero ma comunque un pochino profondo da leggere sotto l'ombrellone, penso che sia perfetto. Ho letto La strega, questo di Camilla Lagerbäck, che è ambientato in Svezia, quindi Carlotta, se stai vedendo questo libro, se stai vedendo questo film, no, che film mi sto facendo io in testa? Quindi Carlotta, se stai vedendo questo video, compralo, perché è bello, è un bel libro, un bel giallo. Non avevo mai letto niente della saga di Camilla Lagerbäck, che comunque è una saga abbastanza nutrita, penso che ci siano 5-6 libri proprio relativi a questa famiglia, a questi protagonisti che indagano su diversi omicidi. È ambientato in una Svezia dei giorni nostri, vengono affrontati anche in questo caso temi profondi come l'immigrazione, il razzismo, eccetera, e quindi è consigliato, un pochino più corposo, ma anche questo si legge abbastanza velocemente in 2-3 settimane, se si hanno altre cose da fare, come purtroppo io ho. E infine sto finendo questo libro, non so se posso proprio dire il titolo perché è una parolaccia,
ma mi piace, mi sta piacendo. Ancora devo capirlo bene perché ovviamente tanto per quanto mi riguarda dipende dal finale di un libro, quindi come finisce il libro mi lascia con più o meno un buon ricordo del libro stesso. Per quanto riguarda in realtà il tema, si tratta di una famiglia di donne a Istanbul, affronta tanti temi come l'aborto, come appunto il crescere i figli, si parla anche delle differenze culturali, insomma, consigliato ed è un classico nelle mie corde. Me l'aveva regalato un po' di tempo fa, un bel po' di tempo fa, la mamma di una delle mie più care amiche, Federica, che se stai vedendo questo video parlo di te, Fede, e niente, non l'avevo mai letto, non ero mai riuscita, ma ho detto quest'anno voglio finire tutti i libri che non ho mai letto, che ho in casa, prima di comprarne, anche se in realtà non è proprio vero perché molti li ho comprati, di nuovi. Per quanto riguarda l'hand lettering, ne ho presi tre di libri, perché ovviamente uno deve comprare dei libri se vuole imparare a scrivere in questo modo. E questo è il primo, molto semplice. Ho già iniziato a studiarlo, a guardarlo. Ho già iniziato appunto a fare alcuni esercizi. Consigliatissimo se si vuole iniziare, proprio perché, come potete vedere, è un libro di esercizi semplice per imparare il lettering in generale. Il secondo è molto più A costoso, B bello e C comunque più un libro, diciamo, da coffee table, come lo dicono qua, perché sì, per carità, vi fa vedere le tecniche. Quindi è un libro di testo, tra virgolette, ma è anche un libro molto bello, diciamo anche visivamente, molto instagrammabile, ecco. Quindi è una, la chiamano qui la Bibbia dell'hand lettering, by hand, di Nicole Santo, e diciamo che per ora non l'ho ancora bene o male aperto, mi sto concentrando più che altro su questo per comprendere come scrivere e iniziare, diciamo, a coltivare questa passione, quest'hobby che mi piace molto quando lo vedo su Instagram, su YouTube e così via. E poi ho preso anche questo journal, che è un diario, qui lo chiamano journal. Sì, un diario che ti aiuta con l'autostima, a focalizzare, a organizzarti. In realtà si può molto usare anche per l'hand lettering. Ha delle pagine bellissime e molte sono appunto bianche, quindi qua si può ovviamente creare il proprio hand lettering o appunto, guardate anche questa pagina, I see. Con i colori si può provare a ricopiarle, insomma è un qualcosa sempre legato a forse un pochino più l'acquarello, il colore e la scrittura a mano, ma mi piaceva moltissimo e questo è il libro. Per quanto invece infine riguarda il primo obiettivo del 2019, cioè il trovare un lavoro a tempo pieno, posso dire che questo è stato nel primo trimestre compiuto, raggiunto e ho iniziato a lavorare appunto inizio marzo a tempo pieno. Ora, so che è un video, diciamo, di recap e di chiacchiere su alcuni obiettivi e su come sta andando il mio primo trimestre del 2019, quindi diventerebbe un po' troppo pesante parlare in maniera approfondita del tema lavoro negli Stati Uniti, ma è un video quello del lavoro negli Stati Uniti e come si trova lavoro negli Stati Uniti che voglio assolutamente fare. Sto pensando di chiedere anche ad alcuni dei miei amici che hanno trovato lavoro negli Stati Uniti, magari con visti differenti dalla mia posizione, dal mio status come molto molto privilegiato quello della green card, ma è un video ovviamente che richiede un po' di preparazione e un pochino più pesante. Per ora, in maniera leggera, appunto, posso dirvi che ho raggiunto l'obiettivo del il primo obiettivo del 2019, quindi ho iniziato a lavorare praticamente full time, nel senso che lavoro sempre in università. Il 20% è dedicato all'insegnamento, mentre l'80%, e per ora è l'80%, anche se in realtà si può dire 70 o 65, perché ancora non sono
quota 40 ore a settimana, ma poco manca, dedicate all'amministrazione. Quindi sono entrata in un dipartimento di Students and Academic Services e più precisamente mi occupo di eventi in università. E ancora più precisamente, perché l'Università di Washington è enorme, enorme, mi occupo di tutti gli eventi piccoli, perché il mio supervisor si occupa dei grandi eventi, che avvengono all'interno del Dipartimento di Health Science e di una parte del Dipartimento di Genoma e Scienze Molecolari. Adesso sono tutti paroloni, ma in soldoni. Quello che faccio io è organizzare gli eventi medio-piccoli come i seminari, le piccole conferenze, alle volte i course breakout, quindi quegli eventi che avvengono al di fuori delle classi, degli studenti. E sto imparando tante cose, è un lavoro che mi piace abbastanza, non è proprio il lavoro che fa per me, perché non sono una persona, molto customer oriented. In ogni caso, però, per quanto mi riguarda, sto facendo un'esperienza importantissima perché, innanzitutto, vivo all'interno di un ufficio con dei ragazzi giovani, quindi mi ritrovo un po' nella condizione di quando facevo il dottorato, dover parlare tanto in inglese, non solo di cose specifiche, di cui magari di economia o comunque di università i termini li so, ma proprio nella vita di tutti i giorni, e quindi mi sta aiutando con l'inglese, mi sta aiutando per quanto riguarda tutta la parte AV, quindi audio visual, perché? Perché mi devo anche occupare appunto nei seminari o nelle conferenze registrate. Ieri sono andata negli studi televisivi di UW per vedere come si fa il setup di alcune videoconferenze con Zoom, con Panopto. Diciamo che sto imparando anche alcune cose totalmente al di fuori del mio campo, che Carlotta sarebbero piaciute tantissimo, ma che io trovo spaventose quando mi trovo una chiamata di qualcuno che ha un seminario o una conferenza in vista e che vuole aiuto per quanto riguarda tutta la parte audio-video. Inizio ad andare un pochino in ebollizione perché ho paura di non saper fare le cose che effettivamente non so fare. È stato facile trovare lavoro? No, per me non è stato semplice trovare lavoro perché ero poco flessibile, nel senso che io ho sempre lavorato in università, la mia carriera è sempre stata in accademia e io vorrei rimanere in education, quindi vorrei rimanere a lavorare nel settore education negli Stati Uniti. Le strade erano due: o ritornavo a scuola e facevo un master in education e quindi potevo accedere a tutti i lavori, diciamo, di insegnamento in middle high school, o se no mi dovevo buttare sull'amministrazione. C'è sempre la possibilità di insegnare nelle scuole private negli Stati Uniti senza certificazioni, ma è un percorso molto molto difficile. Ho fatto qualche colloquio nelle scuole private per insegnare economia, che è il mio field, il mio campo, ma in realtà appunto non ho avuto dei riscontri positivi proprio perché sono lavori ambitissimi, strapagati in situazioni di scuole private dove i ragazzi hanno il Mac, l'iPad, fanno le gite in Europa, cioè dove girano tanti soldi, quindi ovviamente non si tratta di scuole pubbliche dove hanno meno materiale, quindi ovviamente sono lavori meno ambiti. Mi sono buttata appunto sull'amministrazione per vedere, è un contratto a tempo determinato perché sostituisco una paternità, quindi ho iniziato a marzo, marzo-aprile. Sono part-time, quindi 25-30 ore a settimana, tenendo sempre le mie ore di insegnamento in maniera tale da raggiungere le 40 ore effettive lavorate in università. E poi da maggio-giugno bisognerà capire come sistemare le ore in maniera tale da continuare il mio percorso di insegnamento in università fino a giugno, fino alla fine dello spring quarter. E poi appunto da giugno, diciamo inizio giugno, portare il lavoro a 40 ore a settimana solo in amministrazione e abbandonare l'insegnamento durante la summer school.
Quindi questo è quanto. Cosa succederà a settembre? Non lo so, si vedrà. Per ora l'ho preso perché ovviamente è un lavoro, ripeto, non tanto nelle mie corde, in alcune parti di esso, in altre invece mi piace molto, però mi aiuta perché acquisisco delle competenze che prima non avevo. Rimango comunque in università, che è un ambiente di lavoro privilegiatissimo come paga, come benefici, come orari, come flessibilità. E poi sono vicino a mio marito, alle mie figlie, siamo tutti all'università di Washington, chi ci lavora e chi va a scuola. È ovvio che ovviamente la mia prospettiva all'interno di un video, trovare lavoro negli Stati Uniti, è un po' falsata dal fatto che appunto io non avevo alcuna flessibilità, non ho provato le grandi aziende, non ho provato Microsoft, non ho provato Amazon, non ho provato Google, non ho fatto nessun colloquio con queste aziende che so che ricercano tantissimo e che assumono molto. Ultimamente ho avuto esperienze dirette di amici che hanno fatto application in questi lavori aziendali, dopo una o due settimane erano già assunti anche con visto J2, quindi con un visto da sposa o da sposo a seguito di un visto primario. Quindi per me trovare lavoro negli Stati Uniti non è stato facile, potrebbe non essere ovviamente, e per quanto ne so io non è la realtà dei fatti per molte altre persone, però è un video, quello del lavoro, che voglio fare, voglio pensare bene come farlo, voglio chiedere alle persone giuste di aiutarmi, e quindi quello forse, spero, lo vedrete in futuro sul canale. Ovviamente, proprio perché ho trovato lavoro, i miei video sul canale saranno sempre meno. A luglio Bianca e Paolo tornano in Italia per le vacanze estive, io rimarrò qui a lavorare 40 ore a settimana con Martina, proprio perché non me la sentivo di chiedere a Bianca di rinunciare all'estate in Italia con i suoi nonni, con i suoi zii, perché dovevo lavorare. Non ho ferie, ovviamente, perché ho appena iniziato, quindi non ho maturato alcun giorno di ferie. Però appunto rimarrò qui da sola a luglio, quindi sarà per me praticamente impossibile girare alcun video, ma altri video arriveranno presto. Uno è il video rispetto a come abbiamo rimodernizzato la stanza di Bianca e la stanza di Martina, come l'abbiamo arredata, quelli arriveranno perché sono semplici da girare. E poi arriverà un vlog, magari fatto in più giorni, sul Memorial Day Weekend, perché abbiamo un weekend di vacanza e lo passeremo a Portland in Oregon, quindi vi porterò con me in maniera tale che possiate vedere anche quest'altra parte della West Coast e non solo la California, a cui tutti siamo abituati, ma che ovviamente è un bellissimo posto. Quindi da Seattle è tutto, vi mando un bacione grande, corro a lavoro e noi ci vediamo, spero presto. Ciao a tutti, mi raccomando, like e subscribe, ciao.